Nella distruzione di Poggio Bonizio, la resa avvenne il 4 novembre del 1270, la maggior parte delle famiglie più facoltose si riparò in varie città e castelli non soggetti a Firenze e furono, per sentenza del potestà di quella repubblica, dichiarati banditi. Infatti, nel 1298 troviamo a Palermo un certo Petruccio del Fuggerio da Poggi Bonizio e Michele da Poggi Bonizio, entrambi mercanti. Ai più poveri, invece, fu ordinato di situarsi ai piedi del Poggio ed amalgamarsi con gli avanzi del Borgo Marturi, detto anche Borgo Vecchio, che perde allora questa e quella denominazione e si chiamò Poggi Bonzi. Il borgo era non solo di disadorno, ma anche fabbricato in fretta, e soltanto nel 1300 fu cinto di mura. Questa, in sintesi, è la narrazione che ci ha tramandato Attilio Ciaspini, primo storico della nostra città. La cinta muraria, circondata da un fossato pieno d'acqua, da cui il nome di fossi dato a molte zone paludose, che ancora nella prima metà dell'Ottocento esistevano alle dosse della cinta muraria, aveva un perimetro di 1030 metri, pari a 1765 braccia fiorentine. Era munito di ben 26 torri. L'accesso al borgo era consentito da quattro porte fortificate, provviste di ponte levatoio e disposte a quattro punti cardinali. Le porte erano sorvegliate giorno e notte da delle guardie stipendiate dal comune. Porta di Santa Maria, a sud, o Porta delle Chiavi, in ricordo della consegna simbolica delle chiavi della città all'imperatore Enrico VII di Lussemburgo, il 10 gennaio del 1313. La porta si trovava dove attualmente confluiscono il vicolo delle Chiavi con via Trieste davanti a piazza Dario Frilli e dove immette via San Lucchese. Nel 1500 fu tolto il ponte levatoio, mentre la porta fu demolita nel 1813. Il nostro concittadino Clemente Casini, in una sua cronaca, ci informa che lo smantellamento iniziò il 18 settembre dello stesso anno. Dalla demolizione di suddetta porta furono recuperate 200 libbre di ferro, tra alpioni, grosse campanelle e staffe, mentre le pietre della porta e della torre che la sovrastava furono utilizzate per la costruzione del Palazzo Marzi, oggi sede del PCI, sezione di Poggi Bonzi. Porta del Poggiarello a ovest, ubicata dove si saldano via Francesco Costantino Marmocchi con via Borgo Marturi e dove ancora è ben conservata una bella torre a scarpata e sulla destra un bastione dove durante i recenti restauri è stato rintracciato e messo in evidenza un arco dove era ubicato l'ufficio della dogana. Anche di questa porta ce ne parla il nostro concittadino Clemente Casini nella sua cronaca che va dal 1782 al 1831. Il cronista ci informa che anticamente detta porta si chiamava di San Giovanni e che il comune di Poggi Bonzi l'aveva venduta al senatore Ippolito Venturi, nobile fiorentino che il 16 maggio del 1816 la fece abbattere.
La demolizione venne giustificata dallo stesso proprietario Venturi per dar luce e ventilazione alle contigue fabbriche della via del Poggiarello, oggi via Marmocchi. Il Venturi pensò di demolirla non tanto per l'arcata, quanto per le spallette che sorreggevano, perché rendevano difficoltoso il passaggio dei barrocci adibiti al trasporto delle merci. Sopra l'arco della porta c'erano due stemmi in pietra, uno con inciso a rilievo la croce di parte guelfa, l'altro con scolpita la figura di un leone, antico stemma della nostra comunità. Ancora oggi lo stemma del nostro comune è uno scudo con il leone rampante. Il leone è un privilegio concesso dall'articolo 7 di Lussemburgo nel 1313. Terminata la demolizione, questi due stemmi furono murati, uno sulla torre e l'altro sul bastione a fianco. Porta Santiago, a nord, detta anche Porta Fiorentina o detta comunemente Porta di Sotto. Era ubicata dove si saldano il palazzo dei magazzini al risparmio, con quello dove si trova lo studio fotografico Fontanelli. Della distruzione di detta porta ce ne parla il concittadino Attilio Ciaspini, primo storico della nostra città. Riporto qui una sintesi. Oggi la terra di Poggibonsi è stata notabilmente aumentata di fabbriche, specialmente dalla parte del Levante. Nel 1839 è stata demolita la Porta Santiago, detta Porta di Sotto, allo stesso tempo è stata smaltita una salita che rendeva difficile l'accesso al paese. In seguito alla ricostruzione della stazione ferroviaria fu demolito il vecchio ponte sul torrente Staggia, distante pochi passi dalla detta porta e contiguo alla stazione medesima, e ricostruito uno più ampio in pietra di travertino. A spese dell'amministrazione delle strade ferrate centrali, con sussidio dell'IRE 3000 dato dall'IER Depositeria. Il basso rilievo in pietra serena di Maria Assunta in cielo, che si trova sulla facciata del palazzo dove c'è il negozio del Fontanelli, è stato tolto quasi sicuramente da sopra l'arco di detta porta. Porta di San Lorenzo a est, detta anche Porta a Cornetum, era ubicata fra l'attuale casa canonica della chiesa di San Lorenzo e il palazzo dove si trova la macelleria di Massimo Lorini e la Cassia Turze. Non era una porta come le altre, ma una postierla, cioè una piccola porta. Questa, quasi sicuramente, è andata distrutta intorno all'anno 1870. Quando incominciò a svilupparsi Piazza Mazzini. La piazza era adibita al mercato del bestiame, ovini e suini. La porta venne demolita perché ostacolava il transito dei barrocci fra il centro storico e la piazza stessa. In una fotografia del 1927, dove attualmente c'è la canonica, è ben visibile un grosso bastione che fu demolito nel suddetto anno per allargare via Giorgio Riesci. Questa porta
era l'unica che rimaneva aperta durante le epidemie di peste, di colera o altro, perché essendo piccola era più facile controllare le persone in entrata e in uscita dal borgo. Solo il martedì, giorno di mercato, questa porta restava chiusa e veniva aperta quella del Poggiarello, che consentiva l'accesso ai mercanti che venivano da San Gimignano, Colle, Casole e dalle campagne limitrofe. La cinta muraria, costruita nel 1300, aveva un perimetro di 1030 metri. Nella costruzione